Villa al Pozzo ospita in grande stile la tenuta della Luja e Colle al Vento, e quindi protagonisti di questo nostro appuntamento sono i veri principi della nostra tavola, il vino e l'olio. Quale occasione migliore per poter parlare di cultura di un territorio attraverso quelle che sono le sue produzioni tipiche, produzioni genuine. Lo facciamo in compagnia di Gianni Gori. Ciao Enrico. E del nostro amico Sandro. Sera, Enrico. E siamo qui a presentare il nostro Chianti Base, che è un vino per tutti i giorni e porta la tradizione toscana nel mondo, diciamo. Poi abbiamo anche queste altre due etichette, che sono, diciamo, le nostre cru, e uniscono la tradizionalità del Sangiovese e dei nostri vitigni con i nuovi vitigni, che sono Merlot, Cabernet, e hanno un'impronta e un gusto più internazionale. E quindi, caro Gianni, in un bicchiere così qua abbiamo davvero il sapore, e la cultura, la tradizione, ma il tanto lavoro che c'è dietro. Sì, ora oggi ci sono delle tecnologie che agevolano un po', ma la passione e la voglia di fare un prodotto unico mantengono sempre un certo lavoro manuale e tradizionale, diciamo. Questa qui è una barbatella e si sta potando le radici in modo che quando viene messa in terra ha più forza. Qua c'è un innesto. Poi qui c'è un innesto di un vitigno, in questo caso Sangiovese, e poi niente, dopo vanno messe in terra con una gruccia, viene chiamata, un attrezzo apposta manuale, e viene messo in terra fino a un'altezza così. E poi da qui, da questo cornettino qui, spunta il vitigno nuovo. Quindi queste viti quando saranno pronte per dare alla luce la nuova uva? La nuova uva hanno bisogno di 3 anni. Passiamo dall'amico Sandro Gasparini a parlare di olio. Olio dall'agricoltura biologica in compagnia di Colle al Vento. Sì, qui abbiamo un olio extravergine di oliva dall'agricoltura biologica. Questo olio viene franto con un sistema innovativo, un sistema di frangitura sottovuoto. Quindi si ottiene un olio dal gusto e dal sapore inalterato, perché questo sistema di frangitura permette l'olio non viene ossidato praticamente a contatto con l'aria. E come si dice, il prodotto buono è anche sinonimo di ottima salute, vero Gianni? Sì, certo Enrico. Negli ultimi anni la tecnologia ci ha aiutato molto a preservare quello che sono le sostanze e i principi attivi del vino e dell'olio. Queste sostanze, come i polifenoli e il resveratrolo, aiutano il nostro corpo a rigenerare le cellule durante il normale processo di invecchiamento e, diciamo, permettono di vivere un pochino più salutarmente. Ed eccoci arrivati all'interno della Villa Il Pozzo, proprio nelle cantine al momento adibite a museo. Un museo qua dove si respira davvero l'atmosfera della storia, delle tradizioni, della cultura di qualche tempo fa, ma sempre presente. Ma vogliamo far conoscere anche ai nostri telespettatori quali sono le modalità per potervi raggiungere o comunque venire qua da voi? Diciamo, abbiamo il sito internet e potete anche trovare i nostri prodotti in alcuni ristoranti qui della zona, o altrimenti contattandoci direttamente, perché no, fissare una visita, e saremo contenti di farvi vedere sia la cantina nuova che portarvi qui nel museo e dare un'occhiata fuori allo stupendo panorama. Quindi noi ringraziamo davvero Tenuta alla Luja, quindi Gianni Gori e Sandro Gasparini del Colle al Vento, con relativamente vino e olio di ottima qualità.